ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi vi porterò il setup per le pistole. So che molti di voi sono strainteressati a questo abbinamento. Noi non solo vedremo l'abbinamento in sé, ma andremo anche a provarlo in missione insieme, come è giusto fare. Così avrete anche il modo di capire un attimo quanta potenza ha, se è valido, se non è valido, insomma anche l'obiettivo di questi video è anche questo, diciamo. Comunque partiamo già. Come straniero primario, ovviamente io utilizzo il Beetlejuice Ranger. Prima si chiamava Beetlejuice Ranger, ora solo Beetlejuice, che ha traslazione fasica, Teddy, impatto sismico. Però il suo vantaggio ci incrementa il danno dei colpi critici con pistola del 25%. E per ora a me è sembrata un'ottima base su cui creare un buon setup per le pistole, appunto, tenendo comunque anche il Teddy, perché sì, c'è anche Calamity, ma ho notato che è meglio metterla come bonus piuttosto che usarla, anche perché ha abilità molto diverse e io mi sto trovando veramente bene con Beetlejuice. Comunque, andiamo a vedere, incrementa i danni delle pistole del 17%. Dopodiché, cannone fasico, usare traslazione fasica fa sì che il tuo colpo successivo con arma a distanza spari un impulso fasico, infliggendo 31 danni energetici base e perforando i nemici. Lampo di gloria, traslazione fasica, quindi ci incrementa i danni della pistola di 35% per 4 secondi. Comunque, voglio dire, 4 secondi fa in tempo a farti qualsiasi cosa. Aumenta il danno della pistola del 20% e l'impatto di 25% per i primi 6 colpi nel caricatore, che per esempio sull'Aquila Calva, che ha praticamente 6 colpi nel caricatore, è stra utile, ma anche nella Whisper in genere le pistole hanno pochi colpi. Forse quelle mitragliette che sono intese come pistole, tipo la Colpo Rapido Fondatore, che è una via di mezzo tra una pistola e una mitraglietta, però è classificata come pistola, quindi anche lei assume le perk delle pistole. Ha molti colpi, quindi andremo a provare anche quella. Le cariche massime di traslazione fasica aumentano di 1. Perché gli ho messo questa? Perché così ogni volta che uso la traslazione abbiamo il cannone fasico. Allora raga, considerazioni. Non ho ammazzato nessuno, non ho sparato nessun colpo, non ho caricato già in cannone fasico che mi aspetta. Questo perché dopo, non mi ricordo che perk avevo sinceramente, ma mi sembra che dopo un tot di secondi avevo un cannone fasico. Adesso, secondo me, ovviamente il cannone fasico è meglio sfruttarlo su un'arma come l'Aquila Calva. Io ce l'ho percata in maniera particolare, nel senso che ho solo danni critici, non ho un livello, quindi ho una probabilità bassa. Questo perché, come avrete visto in passato, avevo fatto appunto un video dove riuscivo a fare 1 milione di danni. Sì, abbiamo la probabilità che è bassa, quindi un colpo critico entra, ma è raro che entra, è vero. Però mi è piaciuto tenerla così, vi dico la verità. Magari con un compagno che mi incrementa col grido di guerra, fidatevi che spacca questa pistola percata così. Però se voi volete un utilizzo più, diciamo, a 360, vi consiglio appunto di percarla con livello e danni critici. Se poi volete puntare al massimo del massimo, fate anche voi così. Ora, vi stavo dicendo, ovviamente il cannone fasico è meglio utilizzarlo sull'Aquila Calva, che ha il colpo, diciamo, più mortale tra le tre pistole che ho craftate, no? Nel momento in cui io cambio la pistola, vedete che il cannone fasico sparisce e ritorna, perché dopo un tot di secondi me lo fa ritornare. Aspettiamo. E un altro cannone fasico è andato. Così, adesso mi pushano in 1000, sì, sono di fuoco, quindi usiamo la pistolina energia. Che vedete, si sciolgono comunque anche con la Whisper, è fortissima, raga. È silenziosa, ma è perfida. Lo sappiamo che le armi su sto gioco silenziose sono perfide. Cioè, guardate i cicciotti. Se rientra critico, stai certo che lo ammazzi. Mi sa che la mia Whisper ti fa più male, cowboy. E comunque abbiamo la possibilità di usare la traslazione e avere immediatamente il colpo fasico. Guardate, subito. Per quello mi sono messo una traslazione fasica in più, no? Così posso più giocarci. Sul colpo rapido, ovviamente, raga, non vi consiglio di puntare tanto a avere, ecco, il cannone fasico, perché spara molto a raffica, vedete? Il primo colpo, sì, magari farà anche male, però non male come l'Aquila Calva. Poi di natura questa quindi va utilizzata contro quelli d'acqua, adesso li spacchiamo quelli d'acqua. A me piace molto comunque la pistolina fondatore dello straniero, se devo essere sincero.
ho voluto dedicarci, l'ho fatto vedere questo setup nel primo video in cui facevo vedere i miei equipaggiamenti, ma ho voluto dedicarci un video perché mi sembra più che giusto, perché io sono uno che ha percato tante pistole, quindi mi sento un po' in dovere di farlo, tra virgolette, no? Allora, tu... Ecco, vedete quelli con lo scudo? Ma lo facciamo così. Il superstite l'abbiamo salvato. C'è uno smasher che... Qui da qualche parte, secondo me. Ma guardalo lì dov'è? Ma dove sta andando? Bro. Vedete, questo non gli è entrato critico. Adesso aspettiamo. Ok, sono qui, smasher. 332.000, aspetto il cannone fasico. Niente. Fammi passare però, smasher. Vieni fuori. Ok. Ottimo. Cannone fasico. Dai! Ma... Mi sa che è un po' glitchato quello smasher, eh? Lo vedo che è triggerato. Ma non è possibile. Dai, girati. Non ho incrementi dei compagni, raga. Assolutamente non ne ho. Comunque, che dire, questo è il setup di eroi che io preferisco usare con lo straniero. Mi piace molto anche per la mobilità dello straniero. Comunque... Usando le pistole mi serve comunque scappare dai nemici, perché ovviamente non posso essere sulla difensiva come con altre armi, no? Capite bene? Quindi Teddy, impatto sismico, a sto giro perché gli hanno messo l'impatto sismico, però è tutta un'aggiunta, perché prima questo straniero, se vi ricordate, aveva solo il Teddy e poi aveva il pugno, ovviamente, e la traslazione fasica. Quindi l'impatto sismico è solo un'aggiunta in più che gli hanno dato, non ci possiamo neanche lamentare. Che dire, questo era il settaggio sulle pistole. Ovviamente potete sbizzarrirvi, raga. Anzi, vi consiglio anche di magari rimuovere un impulso fasico, tanto per quello che vedo va abbastanza spesso. E magari dare una perk in più sul Teddy, dare una perk in più anche all'impatto sismico, anche se preferibile usare quella sul Teddy, per esempio della gittata. Questo era il mio video di oggi, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se utilizzerete anche voi questo setup e fatemi sapere anche quali altri setup vorrete che utilizzassi. Farò vedere quello del ninja, già ve lo dico, e poi io, vabbè, ho le solite altre mie idee che vi farò vedere nel corso del tempo. Per il video di oggi io non posso fare altro che salutarvi, vi ricordo di lasciarmi un bel like. Se volete supportarmi come creatore potete farlo gratuitamente digitando KinoTV nell'item shop di Fortnite. Che dire, raga, grazie mille di tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella! Ah raga, ci tenevo a precisare che potete anche utilizzare Calamity, ovviamente, per fare il setup delle pistole, però io mi trovo meglio a usare lo straniero. Mi trovo meglio perché Calamity è un soldato, quindi non avete il Teddy, avrete il grido di guerra e non mi ricordo precisamente. Destro mancino e allo sbaraglio. Tutto sommato non è male, però... Preferisco tuttora usare questo straniero qua. Niente, questa era la mia opinione.